diritto e pratica degli appalti pubblici, questioni attuali alla luce della recente giurisprudenza amministrativa. È il titolo del ciclo di incontri organizzati dalla provincia di Barletta-Andetrani in collaborazione con l'Università degli Studi di Bari e con il patrocinio e l'accreditamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani. Il percorso formativo, diviso in 5 moduli, intende fornire ai dirigenti della pubblica amministrazione, ai funzionari e agli operatori del settore una puntuale illustrazione delle problematiche più attuali e dei più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa in materia di appalti pubblici, anche con riferimento ai profili di responsabilità. Il via al ciclo di 5 giornate, organizzato in 8 conferenze, questa mattina la presenza, tra gli altri, del presidente Tarpuglia, dottor Corrado Allegretta. In un momento di crisi, sottolinea il presidente, l'appalto è uno degli strumenti che serve per immettere liquidità nel mercato, ma il rischio che ciò avvenga non secondo i criteri leciti è alto. Si cerca di ridurre quanto più è possibile le remore, le lentezze, gli impedimenti alla realizzazione delle opere pubbliche. Questo però qualche volta può andare a discapito della regolarità e della legittimità dei procedimenti. Quindi è un campo difficile che richiede una particolare e elevata professionalità. Quindi questi incontri, questi convegni, questi corsi che servono proprio per accrescere la professionalità delle persone che si occupano specificamente di questo campo, sono senz'altro i benvenuti innanzitutto, ma io direi sono necessari. La frequenza ai seminari è gratuita, rivolta ai dirigenti e funzionari della provincia e dei 10 comuni, oltre ai comuni di Corato e Molfetta, e agli iscritti al Consiglio dell'Ordine Avvocati di Trani. Organizzare bene un appalto lo si fa già da quando si pensa all'opera pubblica da realizzare o al servizio da erogare, a come si fa un bando. Ci sono tantissime leggi che molto spesso mettono in difficoltà gli stessi funzionari e dirigenti nella fase interpretativa. Momenti di approfondimento come questo, con personalità autorevoli come il presidente del TAR, con la collaborazione dell'università, ci mettono le condizioni di avere anche dei modus operandi condivisi.